che adesso viviamo sta sotto l'arcangelo Metatron, la cui energia è color arcobaleno, è il capo degli arcangeli, e lui presiede i processi di creazione del nuovo, protegge i bambini nuovi. Io ho un mandala disegnato da me di Metatron in studio e sono rimasta senza parole quando un bambino che non aveva ancora 5 anni, che veniva da me in studio, con mille cose che ho appese alla parete, mi ha detto: mi piace quello. Certo che ti piace, perché Metatron protegge proprio i bambini nuovi. Protegge i bambini nuovi, la nuova era, la nuova energia, quindi anche c'è qualcosa che fischia. Tutto ok? E quindi anche i progetti che appartengono alla nuova era, non pensate che perché non siete bambini non appartenete alla nuova era, perché i bambini Indaco, Cristallo, sono arrivati di più dopo il 92, ma c'erano già. Io sono una di queste, sicuramente anche tra voi ce n'è, semplicemente sono arrivati in massa dopo, però c'erano già. Quindi quando noi abbiamo un progetto che è in piena sintonia con il nuovo, Metatron è con noi. Cosa Quando vogliamo. significa bambini Significa bambini nati sotto una frequenza particolare, hanno delle caratteristiche particolari che sono quelle, per esempio, di smascherare l'ipocrisia, essere molto aperti nella verità, creare situazioni. A volte sono agitati, creano scontro con gli adulti, ma perché loro è come se volessero strappare le maschere a ognuno. Vengono confusi con i bambini ipercinetici. Mentre i bambini cristallo vengono confusi con gli autistici. di cristallo, qual è la caratteristica? Caratteristica dei bambini cristallo è di invitare l'adulto a fermarsi, loro sono silenziosi, introversi, e invitano l'adulto proprio a fermarsi e a prendere contatto con sé. Ti portano in questa dimensione, quindi vengono confusi con bambini autistici. In realtà il loro compito, se quello dei bambini indaco, è quello di smascherare la verità, anche dall'ipocrisia, portare alla luce la verità. Il compito dei bambini cristalli è proprio quello di invitare le persone a riprendere contatto con il sentire. Vabbè, poi ci sono i bambini diamante, nomi che semplicemente vogliono dire che le nuove energie non hanno più voglia di tutti questi, E queste questa energie polvere. cosmiche, come le chiamate? Arcangeli e cose, cos'è che dicevi Stavo prima? dicendo che per chi non crede negli angeli e negli arcangeli non è importante. Consideri questa meditazione sotto la luce, diciamo, dell'amore che vuole il tuo massimo bene. Per me gli arcangeli e gli angeli sono emanazioni dell'amore di Dio. Chi crede negli angeli e negli arcangeli e non si occupa di Dio mi lascia un po' perplessa, perché dico: giochi con le figurine. Insomma, allora, l'arcangelo Metatron presiede questa nostra meditazione insieme all'arcangelo Raffaele, che è l'arcangelo della guarigione. Quindi l'arcangelo Metatron la presiede con la potenza della creazione del nuovo e dell'attivazione del bambino che noi eravamo realmente, e l'arcangelo Raffaele con la sua capacità di accompagnare i processi di guarigione e trasformazione. L'energia dell'arcangelo Raffaele è verde. Penso che ci possiamo addentrare nella meditazione. Vi prego di spegnere i telefoni se non l'avete già fatto, perché un suono di un telefono potrebbe far sobbalzare tutti quanti. Okay? Vi prego di, appunto, aggiustarvi sul posto se siete scomodi, fate quello che volete, ma porre attenzione a non creare rumori con la sedia, eccetera, perché qualcuno magari si risveglia dal suo momento. Vi ricordo che vedere, sentire e percepire hanno lo stesso valore. Quindi quando chiudo gli occhi, se vedo, bene. Se percepisco, ovvero in un campo oscuro, percepisco delle immagini, non le sto vedendo con chiarezza come se fossi occhi aperti, ma le percepisco, so che ci sono, ha lo stesso valore. Se le sento nel cuore, ha lo stesso valore. Se anziché vedere il volto di un maestro asceso, percepisco un'ondata di amore nel cuore, dovrebbe avere meno valore? No. Quindi abbandonatevi a qualunque aspetto della vostra esperienza.
buon viaggio, buon viaggio in compagnia dei vostri angeli, in compagnia del vostro cuore, del vostro più alto sé, per essere ciò che voi potete essere ogni giorno se solo lo desiderate. Vi invito a chiudere gli occhi e a ripetere i quattro respiri di Dio che abbiamo prima vissuto insieme, mani giunte, ognuno lo ripeteremo per tre volte, mani giunte davanti al cuore, inspiro e lentamente espiro, ascendendo e discendendo con le mani e con tutto il mio essere. Espirando, io mi specchio in Dio e le mani passano davanti al tuo volto. Io mi offro a Dio. Io mi specchio in Lui. Ora le mani ancora verso il cielo, un po' più aperte. Io mi offro a Dio e espirando unisco le mani che scendono davanti al cuore e lo porto dentro di me. Salgono al cielo in un grande anelito e ritorno portando Dio nel mio corpo, su di me. Palmo verso il cielo. E visualizzo un grande arcobaleno che è già sopra di noi. Il grande arcobaleno di Metatron, la sua intensa energia che protegge e genera la creazione nuova. E le sue ali e il suo arcobaleno sono su di me.
E ora mi lascio avvolgere dal manto verde, di un verde puro smeraldo, dolce e protettivo dell'Arcangelo Michele. Così mi sento sicuro e vado nel mio viaggio. Preparo ad attivare la prima chiave, l'amore incondizionato, per aiutarmi ad entrare in questo portale. Lascio che si manifesti nel mio cuore, nella mia visione interna, il volto di un maestro asceso che è affine alla mia energia. Verità è la seconda chiave. Apriamo il portale della nuda verità, visualizzando noi sereni, ad occhi aperti, senza vestiti, in un luogo meraviglioso, che ci muoviamo con naturalezza e ci sentiamo molto bene. Thank you.
con gli occhi e fateli vostri. Disponibilità a cambiare. Vi invito a lasciar scorrere un fluido viola in tutto il vostro corpo, lasciarlo scorrere e sentire che può raggiungere ogni vostra cellula. Dentro di me i volti delle persone a cui devo restituire amore e pace. Abbandono alla mia presenza, mi abbandono al mio essere con gioia, non devo fare altro.
diventa chiave sentirsi a casa nelle mani di Dio. Sogno divino e incomincio la creazione di ciò che desidero essere, sentirmi, posso metterci delle azioni, incomincio la mia creazione. Seduto qui, per poi lasciarla totalmente entrare come fluido, colori, energia che prende posto nelle cellule del mio corpo. Thank you.
profondamente grazie a Dio e al mio essere, e con il grazie sigillo la nuova creazione. E quando sarà il momento giusto per me, qualche respiro più intenso, le mie mani sul mio corpo, e posso aprire gli occhi.